Il capolavoro di Federico Fellini compie mezzo secolo. La prima uscita nelle sale risale al 6 febbraio del 1960. Per festeggiare l'evento, la Fondazione Fellini gli dedica una mostra. La dolce vita raccontata dalla Fondazione Fellini, è questo il titolo dell'esposizione che verrà inaugurata giovedì 24 giugno alle 18 a Castel Sismondo a Rimini. Sempre in estate abbiamo fatto, oltre varie altre cose che anche quest'anno faremo, abbiamo sempre fatto un'esposizione. Quest'anno la cosa è più attraente perché è fatta nel Castel Sismondo, perché si tratta della dolce vita, che è un film straordinario, perché si tratta di materiali in larga misura inediti che noi esponiamo per la prima volta in questo palazzo. Naturalmente ci saranno anche delle proiezioni, ci saranno dei filmati e vi saranno delle foto tratte dall'archivio Rizzoli. L'archivio Rizzoli è un importantissimo archivio che è depositato attualmente presso la Cineteca Nazionale. Da questo archivio noi abbiamo tratto anche un libro, no, che sarà esposto anch'esso e sarà anche in vendita durante la mostra. E questo libro è come dire, la raccolta dei documenti più importanti che riguardano il periodo che ha preceduto, che ha seguito e che ha accompagnato la dolce vita. Riccione Teatro e il Comune di Riccione, insomma, aveva pensato per quest'anno ad alcune iniziative legate agli anni 60. Simbolo di quegli anni 60 o forse di quel 1960 abbiamo pensato alla dolce vita e abbiamo pensato di allestire una mostra che è già stata peraltro al Museo del Cinema di Torino, 170 fotografie quasi, di cui la maggior parte sono scatti di Marcello Geppetti, paparazzo romano che aveva scattato queste fotografie in via Veneto, e una parte, 28 fotografie, sono invece state girate sul set durante la registrazione del film. Arturo Zavattini, figlio di Cesare, che era uno dei addetti alla macchina da presa proprio, quindi era proprio sul set. Quando riguarda il destino della fondazione io non le posso dire, è nelle mani dei soci. Ecco, la fondazione ha dei soci molto importanti che sono il comune, la provincia, la fondazione Cari e altri soci, anche come l'aeroporto, e anche soci romani come la Cinecittà Luce e il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nelle loro mani è la sorte della fondazione. La fondazione è in sofferenza, come d'altra parte moltissimi enti che vivono di contributi pubblici lo sono in questi tempi, e spetta ai soci trovare una soluzione che noi ci auguriamo sia rapida e molto fattiva.